Buongiorno ragazzi, oggi riprende la rubrica come aumentare il massimale 1RM. Vi avevo già parlato dello schema del ciclo russo in altri video, quando vi ho parlato di schemi di forza adatti ai principianti. Infatti questo tipo di schema è propriamente indicato proprio per i soggetti che, come ho già detto più volte, hanno già preso la tecnica di esecuzione, ma sono dei principianti in palestra. Lo schema è molto semplice, ha una durata di 9 settimane, nelle quali praticamente abbiamo le prime 4 settimane la costruzione del volume ad un'intensità costante, mentre nelle 5 settimane successive abbiamo un aumento dell'intensità e al tempo stesso una diminuzione del volume totale. Questo programma nasce, come potete vedere, per le tre alzate del powerlifting, quindi squat, panca e stacco da terra, e vi assicuro che funziona davvero con soggetti principianti, per l'appunto. Se già siete soggetti intermedi, difficilmente avrà lo stesso effetto così come nasce. Può essere tranquillamente applicato a altri tipi di alzate, come ad esempio military press, oppure anche le stesse trazioni zavorrate, se sapete calcolare bene il vostro peso più sovraccarico come peso sollevato, e comunque sia in qualsiasi altro tipo di esercizio di forza. Vi dirò secondo me i pregi, ma anche i difetti di questo programma. Dunque, il pregio fondamentale è quello di richiedere poco tempo, ovvero vi bastano 3 allenamenti a settimana per allenare le 3 alzate, oppure anche meno se voi ad esempio non fate tutte e 3 le alzate, magari siete interessati solamente ad esempio panca e stacco, perché non tutti quelli che si allenano per la forza eseguono necessariamente tutti e 3 gli esercizi del powerlifting. Addirittura se voi volete aumentare semplicemente i carichi in un singolo esercizio, questo schema lo applicherete semplicemente 2 volte a settimana. Sostanzialmente è piuttosto leggero come programma, io l'ho provato diverse volte e vi posso assicurare che la giornata più intensa, in cui magari veramente sputerete i denti, sarà quella del 6x6 all'80%. Anche quella del 5x5 all'85% sarà impegnativa, ma sia le precedenti che le successive saranno abbastanza tranquille. I punti negativi sono diversi. Allora, in primis potete vedere che lo stacco da programma ha solamente una giornata, quando in realtà si potrebbe tranquillamente modificare questo programma aggiungendo un'ulteriore giornata di scarico per lo stacco. Solo che questo porterebbe appunto la scheda a 4 giorni a settimana. Però si può fare senza problemi. Se oltre alla forza vi interessa anche l'aspetto estetico o comunque una massa muscolare, dovrete modificare le ultime settimane di allenamento, precisamente dalla 6ª in poi, perché come vedete il volume cala drasticamente. Passiamo dal volume più alto alla 4ª settimana a un volume già bassissimo nella 6ª e via dicendo, addirittura all'8ª settimana il volume sarà praticamente inesistente. Quindi il mio consiglio è comunque in quelle settimane di aggiungere delle serie leggere, magari anche semplicemente delle serie al 70%, può essere anche un 5x5 al 70%, quindi serie che effettivamente sono molto leggere, però mantengono un adeguato volume di allenamento in modo da non perdere troppo gli adattamenti a livello di massa muscolare, senza intaccare però i progressi sulla forza. Anche in questo programma, come in tanti altri che si trovano, non è segnato il tempo di recupero. Motivo è molto semplice: in questa tipologia di allenamenti voi dovreste fare un recupero più o meno completo, quindi siamo all'incirca sui 3 minuti e anche oltre. Magari sulla panca piana, le prime settimane in cui il carico è piuttosto leggero rispetto alle ripetizioni, possiamo stare anche sui 2 minuti. Io personalmente, ad esempio, quando ho la giornata quella leggera, vale a dire il 6x2, lì tengo tranquillamente anche un minuto di recupero, perché comunque sarà molto facile da eseguire. Ultima nota di questo programma, che mi sento io di consigliarvi, è di non applicarlo a più di 4 sollevamenti contemporaneamente, vale a dire nello stesso periodo di tempo, perché altrimenti non si andrebbero a ottenere i risultati sperati.
Come avete visto, questo è un programma veramente semplice che può essere applicato da chiunque, senza grossi calcoli o altro. Spero di avervi detto i punti più importanti, secondo me almeno, di questo programma. Se avete dei dubbi di qualsiasi genere, scrivetemeli nei commenti, nessun problema, io vi rispondo. Se vi è piaciuta questa serie, fatemelo capire, magari con un like, e soprattutto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo qui al prossimo video.